dolce di oggi è il simbolo del Natale in tutto il mondo. In questo periodo dell'anno potete trovarli nelle vetrine delle pasticcerie e come addobbi sugli alberi di Natale. Sto parlando degli omini di pan di zenzero. Iniziamo la preparazione mettendo in planetaria tutti gli ingredienti. Iniziamo con la farina, metto lo zucchero nella ciotola, aggiungo il bicarbonato, il sale e il pisto. Miscelo tutti gli ingredienti, ma sento l'odore del pisto, è un profumo incredibile. Il pisto è un insieme di spezie, quindi cannella, chiodi di garofano, zenzero. Ci sono delle spezie a volte un po' segrete. La mia nonna aveva la sua ricetta, lo preparava da sola. Non si sa ancora la sua vera e originale ricetta del suo pisto, che era eccezionale, era fantastico. Ma questo ha un profumo davvero molto buono. Lo aggiungo alla farina. Inizio a far girare la planetaria in modo molto lento, in questo modo. Aggiungo il burro, l'uovo, infine il miele. Non bisogna far lavorare troppo l'impasto per non scaldarlo, quindi quando gli ingredienti sono ben amalgamati, stacchiamo la macchina, tiriamo fuori l'impasto, lo trasferiamo sul banco di lavoro, prendiamo un po' di farina e lo compattiamo, questa volta con le mani, dandogli una leggera impastata, così. Ah, sento l'odore del pisto, che è meraviglioso. Il profumo del pisto mi ricorda i dolci natalizi della mia infanzia. Il pisto viene usato anche molto nei dolci campani, soprattutto nei dolci natalizi. Adesso mettiamo la pellicola e lo lasciamo riposare in frigorifero per un paio d'ore. L'impasto è pronto, adesso togliamo la pellicola. Allora, prima di stenderlo vado a mettere un po' di farina sul piano di lavoro, lo impasto leggermente. Lo rendo appena appena un po' più morbido. Scaldiamo leggermente l'impasto, lavorandolo un po', per evitare che si possa spaccare quando andiamo a stenderlo col mattarello. Mettiamo un po' di farina sull'impasto e iniziamo a stendere. Questa è una rivisitazione dell'omino di pan di zenzero. L'ho reso più campano con il pisto. Stendiamo l'impasto a uno spessore di 5-6 mm, non di più, eh? Quindi siamo pronti, credo che sia lo spessore giusto questo. E iniziamo a coppare i nostri omini. Schiacciamo leggermente, sfreghiamo sul tagliere per pulire anche le impurità e sembra che sia perfetto. Chiaramente non si butta niente, questi ritagli li rimpasto, rifaccio il mio panetto come prima. Muovete anche sempre l'impasto sulla spianatoia, così vi assicurate che non si attacchi al banco di lavoro, al piano, eh? Quindi fate sempre un'operazione di questo tipo. Prendiamo un'altra teglia. Inforniamo a forno già caldo
170 gradi per circa 25 minuti. I nostri omini sono cotti, adesso li lasciamo raffreddare, nel frattempo prepariamo la ghiaccia che ci servirà per la decorazione. Ah, qui ho dello zucchero a velo che vado a mettere in una ciotola abbastanza capiente, mi raccomando. Aggiungo l'albume, ne tengo indietro un po' e con un frullino inizio prima a mescolare piano piano, altrimenti si alzerà una nuvola di zucchero a velo. Aggiungo anche le gocce di limone, questo ci servirà da catalizzatore per la nostra ghiaccia. Mischio ancora un po' e adesso aziono le fruste a bassissima velocità. Aggiungo il restante albume e se la ghiaccia vi dovesse risultare un po' troppo compatta, troppo densa, aggiungete qualche goccia di limone. In questo caso è un po' troppo dura. Io aggiungo altre gocce di limone, mi raccomando un po' per volta perché basterebbe proprio qualche goccia in più per rendere la ghiaccia troppo liquida, quindi quando vi rendete conto che la ghiaccia ha una struttura liscia e omogenea, allora significa che è pronta. Ecco fatto, la ghiaccia è pronta, mi raccomando non lavoratela troppo perché non c'è bisogno di incorporare troppa aria al composto. Iniziamo adesso con la parte più artistica della ricetta, quella dei colori, che è la parte che preferisco di più e che amo di più. Iniziamo subito con un bel verde natalizio. Io ce l'ho qua, lo aggiungo alla ghiaccia. Mi aiuto con un pennello. Anche in questo caso i coloranti dovete aggiungere un po' per volta, perché chiaramente aggiungerlo si può, toglierlo no. Quindi una volta raggiunta la nuance che gradite, avete raggiunto l'obiettivo. Vado a mischiare. Mi aiuto con una spatolina, quindi questa operazione la possiamo fare anche a mano, del colorante. Così, come dicevo prima, non immettiamo troppa aria nell'impasto. Questa è una parte un po' più da artista, no? Un po' più da pittore. Adesso questo verde è molto bello, ma io invece lo voglio accendere un po' e in questo caso metto un po' di giallo. Aggiungo del giallo a questo verde, così risulterà un po' più vivo. Ecco qua, di questo verde sono soddisfatto. Adesso prendo un sac à poche dove ho messo una bocchetta con una punta tonda, numero 1, numero 2, quindi molto sottile, perché chiaramente la decorazione deve essere fine, molto raffinata. Vado a mettere la ghiaccia nel sac à poche. Spingo la ghiaccia con un tarocco così. Il nostro verde è pronto. Però io, come un vero artista, uno di quei pittori un po' fanatici dei colori, ho sempre la mia tavolozza bella e pronta. Eccola qua. E con questi colori inizierò a decorare i biscotti. Regola numero uno, perché siate molto fermi con la mano e che la decorazione venga proprio perfetta, bisogna sedersi. Se ci sono i bambini, in ginocchio su una sedia. Quindi prendo uno sgabello, mi siedo e iniziamo a decorare. Prendo il bianco, quindi la base, quella neutra della ghiaccia, e inizio con gli occhietti. Faccio prima la parte bianca, dopodiché aggiungo la pupilla, quindi ho ottenuto la ghiaccia, quella nera. Per la bocca userò il rosso. Chiaramente dopo qualche minuto la ghiaccia indurirà, quindi tenete sempre a portata di mano uno stuzzicadenti, uno stecchino, per rimuovere la parte proprio davanti alla punta, che avrà fatto da tappo, in questo modo. E con la ghiaccia rossa faccio le gote e la bocca. Faccio anche i bottoncini del vestitino, le maniche, i calzoncini. E poi, da adesso in poi, vi potete sbizzarrire con altri colori, altri decori. Date un po' sfogo alla vostra fantasia e rendete questi omini di pan di zenzero belli, natalizi e colorati. Io durante la cena di Natale
ero un po' impaziente, non, cioè aspettavo, era sempre lunghissimo chiaramente, il cenone di Natale è lunghissimo, e aspettavo la parte finale, la parte dove si mangiava il dolce, perché c'erano i dolci della mamma, i dolci della nonna, i dolci della zia, e c'era questo continuo assaggio e di competizione per le cose più buone. Invece, adesso che sono un po' cresciuto, questi biscotti li faccio per i figli dei miei amici. Di solito questi biscotti sono con colori tipici natalizi, il verde, il rosso, il nero, l'oro. Invece a me piace renderli molto molto colorati, perché i bambini così impazziscono quando vedono tutti questi colori e danno un po' più di allegria. Primo omino pronto, adesso poniamo una donnina di pan di zenzero e iniziamo a decorare, anche perché ne ho un po' da decorare, quindi c'è un po' di lavoro da fare. Io tutti gli anni questi biscotti li regalo ai figli dei miei amici. Sapete qual è un modo molto simpatico per regalarli? Vi faccio vedere. Allora, ne sovrappongo qualcuno così, tipo 4, di solito 4. E poi su in cima metto quello decorato. Li legate con un nastrino, li potete anche mettere in un sacchetto trasparente ed è un'ottima idea regalo per i bambini, li rendete felicissimi, ma non solo i bambini, anche i grandi gradiscono molto questo biscotto. Finalmente ho finito, è stato un gran lavoro, ma guardate che belli e che profumo. Beh, ne avrei di pacchettini da regalare con tutti questi omini, però vi do un'idea per la cena di Natale. Quando è il momento di presentare il dolce e dovete presentare i vostri omini di pan di zenzero, prendete un'alzatina e iniziate a disporli in questo modo. Quando la ghiaccia sarà ben asciutta potrete anche sovrapporli, quindi messi così, un po' sovrapposti, sono davvero molto carini. Ecco gli omini di pan di zenzero, i biscotti più amati da grandi e piccini. Per realizzare gli omini di pan di zenzero ho versato nella planetaria la farina e a seguire il composto di zucchero, bicarbonato, sale, pisto. Ho aggiunto il burro, l'uovo, il miele e ho mescolato a velocità moderata. Ho lavorato l'impasto fino a ottenere un panetto che ho avvolto nella pellicola e ho lasciato riposare in frigorifero per un paio d'ore. Ho steso l'impasto con il mattarello fino a ottenere lo spessore di circa 5-6 mm. E ho ricavato gli omini con il coppapasta, adagiandoli sulle teglie che ho infornato a 170 gradi per 25 minuti circa. Ho realizzato la ghiaccia versando lo zucchero a velo, l'albume e alcune gocce di limone in un contenitore, mescolando fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Infine ho colorato la ghiaccia con il colorante alimentare e ho decorato gli omini.